Ciao! Di che stiamo a parlare? Del Napoli che ha vinto. No. Vabbè, comunque siamo vestiti di nero, manco facciamo il funerale. Qualcuno questa è una canottina, bello perché fa caldo. Perché facendo... Se dopo mi mettevi il pigiama facevo scena. Comunque, di che stavamo parlare? Facendo l'intro di Gabbomen. Hello, this is Gabbomen, youtuber della nazionalità. La stavo stando. Allora, poi abbiamo Udinese Napoli. Napoli vince 3-0. Mori, quando hanno definito un football da grande squadra. Sei d'accordo? Sì. Allora, dico il mio parere. Se il Napoli vinceva 1-0, se non faceva il secondo e il terzo, anche se per me se Mertens non segnava rigore e se Hamsik non entrava, per me non finiva 1-0. Comunque, se finiva 1-0, mi incazzavo perché avevamo fatto una brutta partita. Però... Se abbiamo fatto gli altri due gol, ovviamente abbiamo vinto 3-0, non posso lamentarmi, anche perché pure se abbiamo giocato male, comunque le vittorie le portiamo sempre a casa. Perché io questa cosa la ridico, l'avevo detto in un altro video, ma non la ridico. Il Napoli ha sempre, è sempre stato spregone, o no? Sì, ricordo, è vero. Cioè, pure 2 anni fa, quando pareggiamo contro il Parigi, è sempre, ma dico, sempre, sempre stato spregone. Eppure quest'anno. Però la differenza è che quest'anno, nonostante siamo spregoni, vinciamo lo stesso. Contro il Liverpool, contro l'Udinese, contro il Sassuolo. Quindi è una buona cosa. Quindi da grande squadra, proprio così, perfetto. Ovviamente poi comunque abbiamo rischiato dietro. Sì. Abbiamo rischiato Carnesi, si è fatto delle belle... che abbiamo visto che pensavo che era entrato. Carnesi si è fatto delle brave. Però una volta che facciamo i video insieme, tanto per un post partita del Milan. Vabbè, comunque tu dai, dici un po', tu ti sei, allora, ti è piaciuto questa Napoli, sei d'accordo? Non tanto, non mi è piaciuto molto perché abbiamo sbagliato troppi palloni. Abbiamo sbagliato troppi passaggi, poi il possesso palla non mi è piaciuto neanche troppo, cioè l'Udinese la secondo me l'ha avuto anche un po' di più l'Udinese. Quando stavamo con 1-0 ci meritava il pareggio perché ci ha messo in difficoltà. Tanto tu hai visto le mie reazioni, io mi stavo cagando sotto. Vabbè, anch'io. Ci stavamo cagando sotto perché da un momento all'altro segna la Sagna, si è dopato. Ma come è Udinese va a fare delle prestazioni della vita contro il Napoli? Però diciamo che non proprio prestazioni della vita. Vabbè. Perché ci potevano impegnare di più, soprattutto in zona difensiva. Perché l'Udinese nel primo tempo ha sbagliato molti passaggi che noi solo uno l'abbiamo concretizzato. Il gol di Fabian Ruiz, che nonostante segna col destro a giro, comunque tiro a giro, ce l'ha sempre, col sinistro, col destro, veramente Fabio Ruiz, il primo gol con Napoli, veramente, l'aveva fatto la Michele, però ora sempre tiro a giro, però col destro, anche il gran gol, veramente, sono contentissimo, ha segnato pure Rocca all'ultimo, del 3-1, e avevo detto, no, se Ancelotti sta facendo fare entrare Rocca, veramente mi incazzo, perché Rocca è un giocatore molto falloso, e poi anche se avevamo subito molti gialli, Albiol, come si chiama? Fabian Ruiz, Marquì, Milik, che poi poi Milik che hanno fatto addirittura pure la VAR per vedere se era rosso o no. Non era assolutamente rosso. Poi il rigore per me c'era, anche se è un pochino di spazio. Sì. Era molto avvicinato il tiro, però diciamo che ci poteva assolutamente stare. Mertens di non bel rigore. E se sbagliava, Mertens pure ha preso il giallo. Pensavo che sbagliava perché per il momento in cui stava con la squadra, perché con il momento in cui stavo con la squadra stava veramente da schifo. Poi ha segnato, poi se ricadde qui potrebbe esserci una svolta. Sì. Quindi spero che Mertens farebbe tanti gol. Comunque abbiamo vinto senza insegno. Per la cronaca, che era il giocatore migliore del Napoli. A me il Napoli non mi è piaciuto. Nel molto finale fallo... del primo tempo e poi nell'inizio del secondo tempo molto fallosi, cioè non solo in fase di possesso che sbagliavamo molti ma molti passaggi, pure in fase proprio di non possesso che ogni contrasto giallo. Ma voi volete essere un po', perché Napoli nella storia, nella storia comunque negli ultimi anni non è mai stato così falloso. Così falloso, addirittura in questa è rossa Mario Rui, ma tutti gialli. Calma, siamo troppo lenti. Che poi il giocatore, che era diffidato, è l'unico che non ha preso il giallo, con Koulibaly, che poi ha fatto una grandissima partita nell'ultimo sabato. Quindi grazie Koulibaly, almeno non c'è mai. Vabbè, tanto... Ti ricordi l'intervento che aveva fatto? Vabbè, comunque pure Carnesi, Salviolo ha fatto una buona partita, fa sempre il suo compitino, però ha preso il giallo. Non l'ho visto proprio, sai. Vabbè, diciamo che ha fatto il suo, cioè per le potenzialità di Sai ha fatto pure una buona partita. Che già avevi detto tu 3 milioni voleva.
Io ci ho fatto quel video e sai, ha chiesto 3 milioni per un assist per Elkin Sim. Tanto l'avevo detto in questo video, quindi non l'ho visto, quindi non lo sa, coglione. Allora, di che altro dobbiamo dire? Dovete qualcosa? Allora, convinto assolutamente no, però è un buonissimo segno per in vista del PSG, anche se dobbiamo migliorare, perché il PSG non fa errori ma tornare come l'Udinese. Il PSG non c'ha Samir e Nuitink, il PSG c'ha Thiago Silva e Marquinhos. Quindi, per favore, dobbiamo essere più concreti. Zielinski! Non la dobbiamo farcela più. Dici tu qualcosa a fare. Zielinski veramente ha sbagliato ogni tiro. Ha fatto 10 tiri, li ha sbagliati tutti quanti. Quello, come si chiama? Non mi ricordo. Quello che la Fabian. Davanti alla porta, grandissimo assist. Quello invece di incrociarlo sul secondo palo lo tira sul primo, allora, e manca pure la mira. Cioè, non so, il primo palo era proprio un passo. Sì. Ma tu tira dentro la porta almeno. Ma che cazzo? Non so se c'ha quasi. Dai, dici già, poi se rischi se ne mangia sempre più buono. È vero, quell'altro aveva fatto il salvataggio sulla linea. Però, cioè, comunque ha tirato proprio piano. Poi ci sono piaciute anche Milik, Calleone. Milik ha giocato una merda. Milik deve toccare molti più palloni e giocarli di più. Calleone sembra il solito gol, c'è il solito partita di sacrificio. Però Calleone non è un giocatore... In attacco poteva fare di più. Un giocatore non è un giocatore che ti fa imbazzire, perché magari può farti quel gol o quell'assist, però un po' discontinuo. Il suo sacrificio lo dà sempre. Però Cagliacondo in certe partite proprio fa un cazzo Cagliacondo. Perciò per poi da un esterno ci si aspetta che faccia delle prestazioni della Madonna, che faccia infiammare lo stadio, perché fa dei dribbling di qualcosa. Ma invece Cagliacondo prova mai un dribbling. Ma per io Koulibaly, sai, Allan non l'ho visto così bene. Beh, vabbè, anche cioè, rispetto alle partite che ha fatto scorso, ha sbagliato quel passato. Vabbè, tanto vabbè, Allan, cioè, se dobbiamo parlare di Allan in fase di grinta, non ce la mette sempre, ovviamente, cioè non riusciamo mai a dire che Allan non mette male, però non so, in fase un po' più di possesso nazionale, che hai fatto pure il video tu. In fase un po' più di possesso deve migliorare, almeno in questa partita che poi Allan non è il giocatore, una partita ci può stare. Sì, va bene, che poi abbiamo pure vinto, quindi non ha influito nel suo brutto, anche se che poi è brutto, anche cioè, se abbiamo da vinto... 6 meno, una cosa. Anche se abbiamo vinto 3-0, comunque si è sentita la mancanza di Insigne. Abbiamo sbagliato molti gol, che magari Insigne disegnava, credo se lì c'era un Zielinski. Perché mi pare la televisione. Mi pare che poi Zielinski ha provato pure un tiro tipo alla Insigne, a giro. A giro? Quando? Vabbè, no, forse non era Zielinski, però comunque qualcuno ci aveva provato, se no Insigne lo segnava. Poi è uscito Zielinski, è entrato Rog, ha segnato... È il primo tiro in porta del di questo in campionato, sì, tale e quale, sì che va, sì che va, non mi dà il copyright. Quindi Federico Ancelotti quando si andò proprio perché aveva seccato il campo, solo per quel se stava a Zielinski quello lo sbagliava. Sbagliato per forza. Che poi pure Scuffè, che cazzo di Scuffè è un po' sangueva. Ero in questa scusa. No, vai. Partite dove fa delle prestazioni della Madonna, dove fa delle parate. Poi delle partite dove fa proprio degli errori proprio da tagliarsi l'uccello. Poi deve essere uno dei futuri della nazionale italiana, festivo. Ma come poi aveva iniziato bene il campionato. Vabbè. È forte. Pure col Chievo. Vai. Tanto mi si è dimenticato quello che ah, benissimo. Vabbè, di qualche altro cosa. Io ho finito. Allora, per quando ho detto ho finito di dire qualcosa di, però voglio continuare a fare il pizzo. Carnedis l'abbiamo parlato, che ha fatto tante parate. Sì. Malquì è fortissimo. Ma che cazzo ha fatto Malquì? Veramente Malquì da quando è stato un nuovo, cioè comunque cambia proprio il rigore. No, ora c'è un altro. Malquì veramente ha dato una scossa, finalmente abbiamo un giocatore che ti saltano. Malquì veramente fenomenale. Isai non le farebbe mai queste cose. No, comunque Malquì veramente molto molto male. Ci ha visto lungo per te la cascata dei croccanti. No, la pubblicità peggio la pubblicità. Così la pubblicità. Torna da poco, c'era qui. Allora, basta, lo devo passare questa cosa.
Allora, che stavo dicendo una cosa? Ma qui è troppo forte. Cioè, ci ha visto lungo De Laurentiis perché tutti quanti parlavano Arias, Versailles. Arrivava qui che non lo conosceva manco la madre, che poi giocava nel campionato francese, dove il campionato francese Lille faceva delle prestazioni di merda, che ha rischiato pure la retrocessione. Ora senza quel qui sto facendo pure meglio. Allora, dovevo dire... Invece io parlo lento. Allora, volevo dire, si è procurato pure il rigore. Ah, ma il quid? No, il rigore era fallo di mano. Ah, vero. Quello è il forse... Però era pure caduto. Sul tiro di Calcicon, mi ricordo. Ah, sì, sì. Però era pure caduto, ma il quid, non so. Lui aveva fatto l'assist di tirato per Calcicon, che ha tirato e è stato diventato quello. Ragazzi, con questo video finito qui, penso che no, abbiamo detto tutto, perché tanto abbiamo... Avevamo finito di dire tutto a 5 minuti. Poi abbiamo continuato, perché ci siamo un po' divertiti, è successo di tutto. Mettete like, iscrivetevi al canale. No, non ti sponsorizzo il tuo canale, perché non fai neanche un video, non li vedi manco i miei video. Salutami, ciao. 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 Aspettiamo 10. Ciao, gioventù. Oh, 10 minuti di video!